Mi chiamo Cinzia Battagliola, sono una fotografa di Brescia e lavoro con la fotografia da circa 30 anni. Dal 2010 però ho intrapreso un percorso particolare di fotografia che riguarda l'autoritratto e la fotografia istantanea o Polaroid. In un momento un po' particolare della mia vita ho fatto questa scelta. La fotografia istantanea è una fotografia che mi ha permesso con poche cose meccaniche, perché è una macchina, la macchina che utilizzo è una macchina molto semplice, contrariamente a tutte le macchine usate precedentemente, che mi permette di concentrarmi principalmente sul lato creativo. E la fotografia esce immediatamente, appunto perché è istantanea, e ho il risultato, subito di quello che io realizzo. I miei progetti però sono poco pensati, realizzati, studiati. Lascio molto lavorare più che altro il fatto di non essere controllata, di lasciarmi andare e abbandonarmi proprio alla fotografia. Che cos'è la fotografia per me? Per me in realtà la fotografia è un'esigenza, una vera esigenza di vita e mi appartiene. Ho trovato in questi ultimi anni che è il mio mezzo espressivo, è il modo in cui io porto all'esterno quello che io provo internamente, è il mio modo di portare fuori le mie emozioni, i miei disagi, la mia situazione, le cose che mi piacciono e quelle che non mi piacciono. I lavori che qui presento sono in due, sono due sequenze. No Going Back, che è del 2016, è un lavoro in colori realizzato all'interno, quindi normalmente dove io, nel mio studio, dove io realizzo principalmente quasi tutti i miei lavori, e l'altro invece è il Duello del Sé, che è realizzato invece all'esterno in uno spazio grandissimo, molto, molto vasto, ma entrambi hanno come filo conduttore la fotografia istantanea, ma soprattutto il rivelare quello che normalmente non viene detto. Quindi in fotografia traspare l'invisibile, quello che noi abbiamo all'interno e che difficilmente riusciamo a dire a parole. Quindi io nelle fotografie metto quello che vorrei dire con la voce, ma non sono in grado di fare. E quindi questo è il mio mezzo espressivo. Le persone vorrei che trovassero all'interno del mio lavoro un po' se stesse, quindi mi piacerebbe sapere che chi guarda il mio lavoro ritrova sé con tutte le sue imperfezioni, con tutti i dubbi, con tutto quello che l'essere umano a volte fatica anche ad accettare. L'autoritratto infatti è una parte, è un modo anche per accettare un po' se stessi, accettarsi nei difetti, nell'errore, che è un'altra delle cose che io nella mia fotografia uso molto, e quindi penso che possa essere utile a tutti quelli che guardano, perché l'arte è questo, è rivelarsi, ma fare in modo che diventi universale, che non sia solo qualcosa che riguarda me, ma deve riguardare tutti. Grazie.